Benvenuti al secondo appuntamento di questo ciclo di webinar Cittadinanza Digitale. Questo evento si inserisce in una serie di iniziative organizzate da Agid e Formez nell'ambito del progetto Informazione e formazione per la transizione digitale Italia Login e nello specifico della linea 1 Gestione della trasformazione digitale. Quest'oggi affrontiamo la seconda parte del tema sulla tutela dei diritti di cittadinanza digitale e nello specifico l'esperta di Agid, Viviana De Paola, ci illustrerà il regolamento di vigilanza sugli obblighi di transizione digitale. Come sapete, il CAD attribuisce ad Agid il compito di vigilare sul rispetto delle norme in materia di innovazione e digitalizzazione, e questo webinar è l'occasione per presentare il regolamento sull'accertamento delle violazioni. Come di consueto, al termine della comunicazione di Viviana De Paola ci sarà uno spazio dedicato a voi e quindi alla risposta alle domande che porrete nella chat a voi dedicata. Se dovessero esserci delle domande a cui non c'è tempo per fornire delle risposte in diretta, ovviamente verranno raccolte e come di consueto vi verrà data una risposta in forma scritta pubblicata sulla pagina di Eventi PA. Alla stessa pagina trovate che vi ho segnalato in chat. Trovate già la registrazione e i materiali della scorsa settimana, quindi del primo evento di questo ciclo, e a breve, nelle prossime ore, verranno pubblicati sia i materiali forniti da Viviana De Paola, sia la registrazione dell'evento di oggi. Per quanto riguarda gli attestati, così come di consueto per i nostri cicli di webinar, vi verrà inviata una mail all'indirizzo di posta elettronica che avete indicato all'atto dell'iscrizione su Eventi PA in un periodo successivo ai nostri eventi, e l'attestato verrà inviato a chi ha partecipato ad almeno 3 dei 4 webinar previsti per questo ciclo. Per quanto riguarda la nostra organizzazione, quest'oggi faremo una breve pausa di 5 minuti, una breve pausa caffè, per riprendere un po' il fiato, intorno alle 12:30. Poi ricominceremo con la comunicazione, della dottoressa De Paola, dopodiché ci sarà lo spazio per le vostre domande e termineremo, come di consueto, alle ore 13:30. Allora, prego la dottoressa De Paola di collegarsi per verificare. Ok, prova a parlare, Viviana. Buongiorno. Perfetto, io ti Sente sento forte e bene? chiara e quindi sì, va benissimo e quindi lascio a te la parola. Buon webinar a tutti. Grazie Teresa e buongiorno, benvenuti a tutti a questa seconda parte della tutela dei diritti di cittadinanza digitale. È un tema insomma, affrontato già dal codice dell'amministrazione digitale e anche dalla guida dei diritti di cittadinanza digitali pubblicata a marzo, quindi lo scorso mese. Di questo ci saranno diciamo, gli incontri del 3 e del 10 maggio proprio sulla guida. Al momento la parte della tutela prevede comunque una soffermarsi anche su determinati temi proprio nell'ambito dei diritti di cittadinanza digitali. Gli obblighi di transizione digitale, visti ovviamente come obblighi anche previsti non solo dalla normativa, ma anche dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, l'ultimo disponibile 2021-2023, di cui ci sono stati appunto dei webinar dei colleghi precedentemente, ce ne saranno altri anche per quanto riguarda il format messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni proprio per la redazione del piano triennale in modo tale che sia conforme agli obiettivi, linee di azione e risultati attesi del piano triennale. Vorrei fare un po' un passaggio, diciamo, tra i principi che sono del piano triennale abbinati sia alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all'interno del programma Next Generation EU,
che sono attinenti appunto ai dei diritti sostanzialmente all'uso delle tecnologie e quindi diritti di cittadinanza digitali. Come sappiamo, il piano triennale è basato appunto come cornice tutto attorno ai vari obiettivi che sono servizi, dati, piattaforme, infrastrutture, sia l'interoperabilità sia la sicurezza informatica. Come principio abbiamo quello del digital mobile first, quindi innanzitutto mobile digitale, perché comunque già dall'Europa ci viene indicato la facilitazione di poterci muovere, quindi la mobilità tra i vari stati membri, quindi la possibilità per cittadini e imprese, quindi per chiunque, quando parlo di chiunque parlo appunto di utenti in generale, quindi cittadini, imprese, ma anche dipendenti degli stessi enti pubblici e soggetti pubblici e dipendenti ovviamente delle aziende, quindi del settore privato e pubblico. Quindi questo principio permette agli utenti di potersi autenticare attraverso identità digitali. Quindi SPID, carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi, autenticandosi direttamente, esclusivamente ai servizi, in questo caso al momento della pubblica amministrazione, esclusivamente attraverso queste identità digitali. Quindi potersi collegare da ovunque ci sia e quindi poter fruire dei servizi in rete ovunque. A questo principio abbiamo appunto quello che è del capitolo 3 del piano triennale delle piattaforme, abbinato le misure ovviamente del piano nazionale di ripresa e resilienza sono disponibili al sito PA Digitale 2026 e per vedere poi delle specifiche, approfondire gli argomenti e vedere come anche presentare il progetto c'è anche il sito Italia Domani. Quindi adozione identità digitale, abbiamo appunto tra i beneficiari non solo pubbliche amministrazioni centrali ma anche locali, tra cui città metropolitane, università e altri enti e viene messo a disposizione proprio per favorire l'adozione dell'identità digitale. Sappiamo dal codice dell'amministrazione digitale che appunto si può utilizzare per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni esclusivamente le identità. Non ci sono più le credenziali, tranne il fatto magari, ad esempio, può capitare per le università che hanno una platea di destinatari non soltanto di studenti all'interno dell'Unione Europea, ma anche studenti extra UE, quindi poter lasciare magari eventualmente delle credenziali per quello. E l'altro, sempre sulle piattaforme, adozione PagoPA e AppIo. Questi corrispondono appunto per quanto riguarda l'articolo 5, quindi il pagamento in modalità telematica, quindi la possibilità di pagare con modalità informatiche e il diritto di accedere attraverso il punto di accesso unico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi l'app Io che molti di voi conoscete anche per il discorso, no? Si sono susseguiti in questi 2 anni di pandemia anche tutto un discorso di bonus a cui si può accedere appunto tramite le identità digitali. L'importante è che il dispositivo usato, lo smartphone, sia dotato di NFC, Near Field Communication, in modo tale da poter poi effettuare anche i pagamenti online e funziona proprio come interfaccia per il cittadino ad accedere ai servizi messi in rete dalla pubblica amministrazione. E dall'altro lato, ovviamente, le pubbliche amministrazioni, i soggetti pubblici devono aderire all'app Io, rendendo quindi disponibili e fruibili questi servizi attraverso questa modalità. Tra l'altro, alcuni di questi, anche librerie o comunque lo stesso, diciamo, applicativo, è disponibile anche in riuso nella piattaforma Developers e quindi con una scheda dove è possibile visionare quali e quante amministrazioni abbiano già preso a riuso e anche la co coerenza e conformità con varie regole e disposizioni.
Il principio del one solely, che al precedente webinar è stata appunto posta anche una domanda, nel senso che è fondamentale nei termini di interoperabilità tra pubbliche amministrazioni, in modo tale che il cittadino non debba rifornire gli stessi dati ai soggetti pubblici. Tutti questi principi ovviamente valgono sia per le pubbliche amministrazioni, ma anche i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico. Quindi cittadini e imprese non devono fornire informazioni già date e quindi diciamo. In questo ambito c'è il progetto Sportello Digitale Unico, che vuole offrire ai cittadini e alle imprese europee un facile accesso a informazioni di alta qualità. Tanto che, appunto, come misura prevista nell'ambito del PNRR, è predisposto appunto un importo. Che qui per sia amministrazioni centrali che amministrazioni locali, tra cui anche istituti di ricerca e le università, per facilitare l'implementazione dello sportello digitale unico, in modo tale che tutti i cittadini all'interno dell'Europa e le imprese ovviamente possano agevolmente esercitare i propri diritti e fare impresa. Tutti i riferimenti che sono presenti nelle slide che verranno fornite, ci sono i link per gli approfondimenti. Quindi Agid, protagonista come ente delegato per l'attuazione di questa misura, proprio dello sportello digitale unico, e tutte le ulteriori informazioni per come presentare il progetto su PA Digitale 2020. L'altro principio è che appunto l'utente è al centro di tutto e quindi tutte le soluzioni vengono e devono essere sviluppate, progettate, sviluppate, disegnate proprio sull'utente, che è human-centered, quindi la persona al centro, in una modalità anche agile, nel senso che poi le varie soluzioni informatiche, quindi i software, vengono anche sviluppate in una modalità poi diciamo agile di miglioramento continuo. Sempre secondo ovviamente il principio tutti i servizi pubblici digitali vengono sviluppati e forniti secondo il principio trasfrontaliero by design, quindi devono essere assolutamente interoperabili. Gli altri principi sono quelli dell'accessibilità, dell'inclusività e dell'usabilità di questi servizi. Infatti anche il codice dell'amministrazione digitale, all'articolo 3, prevede il diritto all'uso delle tecnologie, quindi chiunque deve utilizzare in modo accessibile appunto le tecnologie esistenti. E pertanto devono essere quindi, come dicevamo, progettate anche e testate anche attraverso proprio test di usabilità. Quindi ci deve essere proprio la percezione, la fruibilità, la solidità, la percepibilità della soluzione da parte di tutti, senza discriminazioni, quindi non solo tutti, ma anche da persone con disabilità e anche da persone con temporanee limitazioni fisiche o dovute all'età o altre magari temporanee patologie. In questo ambito, quindi nell'ambito che poi vediamo appunto essere dell'accessibilità e dell'usabilità, previste poi da anche normative specifiche, legge 4/2004, che ha recepito la direttiva 2102/2016 sull'accessibilità agli strumenti informatici e le linee guida Agid proprio sull'accessibilità agli strumenti informatici, abbiamo poi l'obbligo, sempre al codice dell'amministrazione digitale, di pubblicare le statistiche sostanzialmente di utilizzo da parte del cittadino, dell'impresa. Quindi per il monitoraggio dei propri servizi, le pubbliche amministrazioni possono utilizzare Web Analytics Italia, che è una piattaforma open source, quindi appunto rispetta il principio
del codice sorgente aperto e licenza aperta, che offre rilevazioni statistiche su indicatori utili al miglioramento continuo dell'esperienza utente. Anche qui c'è il link ed è possibile aderire richiedendo appunto un codice di tracciamento per poter permettere questa statistica che deve essere poi pubblicata e che aiuta a capire proprio la soddisfazione dell'utente nella navigazione dei siti dei soggetti pubblici. L'esperienza appunto nel PNRR come servizi, abbiamo l'esperienza dei servizi pubblici di cui beneficiari sono comuni e scuole, per migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali, definendo e promuovendo l'adozione di modelli collaudati e riutilizzabili per la creazione di siti internet. Quindi anche qui è sempre per migliorare l'esperienza dell'utente. Ricordo appunto i siti anche possono essere approfonditi e visionabili. Designer Italia per quanto riguarda appunto anche l'indicazione di un toolkit degli strumenti utili alla progettazione e alla realizzazione di siti, Developers Italia per quanto riguarda appunto il catalogo del riuso e quindi poter trovare software riusabili di cui le amministrazioni devono obbligatoriamente mettere a disposizione al riuso con codice sorgente aperto e licenza aperta. E prima di sviluppare nuovamente ex novo una soluzione, devono effettuare una valutazione comparativa obbligatoria da cui appunto che deve essere messa per iscritto come motivazione della scelta, il cui tool è sempre disponibile alla piattaforma di Developers e può essere utilizzata proprio nella valutazione comparativa delle varie fasi, cercando appunto software a riuso o open di terze parti e così via, e poi anche il catalogo cloud, anche si può scegliere una soluzione in cloud come altro principio del cloud first che vedremo a breve. L'altro è la misura dell'accessibilità, quindi i cui beneficiari sono città metropolitane, regioni, province autonome e altre pubbliche amministrazioni locali, per migliorare l'accessibilità ai servizi pubblici digitali attraverso la diffusione di strumenti e strategie condivise. Anche qui AGID è ente delegato per l'attuazione, quindi sempre per l'accessibilità ai servizi pubblici digitali. Dati aperti. Quindi il patrimonio dell'informativo della pubblica amministrazione deve essere totalmente aperto, sia per un discorso di formati, sia per un discorso proprio di dati, quindi devono essere resi disponibili ai cittadini e imprese in forma aperta e interoperabile. Abbiamo appunto nella previsione del codice di amministrazione digitale, anche qui come misura del PNRR, la piattaforma digitale nazionale dati, di cui i beneficiari appunto sono sempre amministrazioni centrali e locali, per sviluppare proprio questa piattaforma digitale nazionale dati per garantire l'interoperabilità di dati pubblici. Cloud First, che dicevamo prima, appunto, per quanto riguarda sia la scelta sul catalogo nazionale Cloud Italia per soluzioni che possano essere o software as a service o di infrastrutture o piattaforme as a service già esistenti, oppure anche il polo strategico nazionale che prevede appunto per le amministrazioni centrali, le ASL, le aziende ospedaliere, per garantire come proprio per garantire, diciamo, che i dati siano in cloud, in questo polo strategico nazionale, quindi anche di una certa affidabilità e con elevati standard di qualità per sicurezza, prestazioni e scalabilità, proprio di dati che sono molto rilevanti e di dimensioni elevate. L'abilitazione e facilitazione migrazione al cloud, abbiamo appunto beneficiari comuni, scuole, ASL, aziende ospedaliere, per implementare un programma di supporto e incentivo per migrare i sistemi.
date applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso appunto cloud qualificati. Questo sempre catalogo cloud Agile.gov.it. Allora, in questo ambito, diciamo, della trasformazione digitale, ovviamente abbiamo proprio degli obblighi della trasformazione, che sono previsti alcuni solo per la pubblica amministrazione, altri, come dicevamo, anche per gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico. Quello che diciamo, per le pubbliche amministrazioni è il codice di condotta tecnologica previsto dal codice dell'amministrazione digitale, che nel momento in cui appunto sarà diciamo, disponibile, verrà da parte del Dipartimento di Trasformazione Digitale, verrà monitorato, vigilato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, e quindi si verificherà effettivamente l'adempimento anche per quello. In questo contesto, quindi, di diritti cittadinanza digitali, c'è la possibilità sia, diciamo, di sostanzialmente fare come tutela primaria, sia di tipo innanzi all'autorità giudiziaria, sia di tipo di tutela amministrativa. Come tutela amministrativa abbiamo il cittadino, il chiunque, ha la possibilità di segnalare la presunta violazione di questi diritti di cittadinanza digitali che sono previsti appunto dal decreto legislativo 82-2005, quindi codice dell'amministrazione digitale, dall'articolo 3 fino al 9, come carta della cittadinanza digitale prevista già nel 2015. Questo comporta ovviamente anche un tipo di impatto a livello di DESI, perché maggiore è l'efficienza della pubblica amministrazione e maggiore appunto è la soddisfazione del cittadino, quindi l'efficacia anche effettivamente dei servizi e degli strumenti. Pertanto, nella diciamo, possibilità di presentare una segnalazione al difensore civico per il digitale, figura istituita a livello nazionale dal 2018, istituita presso l'Agenzia per l'Italia Digitale precedentemente, al 2018, invece ogni pubblica amministrazione aveva al proprio interno un difensore, civico, che appunto affrontava queste tematiche. Dal 2018 invece è istituito a livello nazionale presso l'Agenzia per l'Italia Digitale e valuta, quindi tratta le segnalazioni di presunte violazioni del codice dell'amministrazione digitale, ma anche di tutta la normativa in ambito di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Sempre violazioni segnalate nei confronti di soggetti pubblici, quindi pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico. C'è stato un cambiamento normativo e quindi anche di regolamentazione tra il prima e il dopo, nel senso che dal 2018 fino a parte del 2021 il difensore civico per il digitale, con il regolamento del 2018, una volta accertata la fondatezza della segnalazione, invitava il soggetto pubblico ad adeguarsi e quindi ad adempiere all'obbligo di transizione digitale, trasformazione digitale, qualora entro 30 giorni dalla comunicazione, con la comunicazione poi all'ufficio dei procedimenti disciplinari presente all'interno della stessa pubblica amministrazione, in modo tale che lo stesso soggetto pubblico potesse avviare una valutazione, una verifica del procedimento disciplinare in capo per appunto il mancato adempimento. Fermo restando che per tutti gli obblighi, la maggior parte comunque prevista dal codice di amministrazione digitale, la responsabilità dirigenziale anche ai fini della misurazione, della valutazione del performance, con a volte appunto la riduzione al 30% e addirittura la mancata possibilità di ricevere premi per determinati progetti.
Precedentemente era così, quindi si invitava, e infatti sul sito del difensore, alla pagina AGID del Difensore Civico per il Digitale, ci sono i vari inviti effettuati ai soggetti pubblici. Dopo invece, dal 1 giugno 2021, c'è un nuovo regolamento che prevede appunto che in 90 giorni si concluda il procedimento di verifica di queste violazioni, per cui c'è la verifica da parte del Difensore Civico Digitale della non manifesta infondatezza della segnalazione. Attraverso ovviamente un'istruttoria che si pone in essere tra il difensore civico del digitale, l'amministrazione, il soggetto pubblico segnalato e le aree di competenza dell'agenzia stessa. Una volta completata questa istruttoria e anche eventualmente riuniti i procedimenti, qualora l'oggetto sia lo stesso, non soltanto quindi una connessione di tipo oggettivo ma anche soggettivo, quindi magari più segnalanti che nel corso del tempo comunicano, segnalano violazioni per la stessa pubblica amministrazione, e per ogni amministrazione il cittadino è obbligato a presentare una singola segnalazione per ogni pubblica amministrazione. Quindi più segnalazioni per proprio questo, altrimenti diciamo si può dichiarare ricevibile la segnalazione. A quel punto, una volta accertata la non manifesta infondatezza, il nuovo articolo 17,1 quater stabilisce che venga trasmesso al direttore generale per i poteri di quell'articolo 18 bis del codice dell'amministrazione digitale. Quindi i nuovi poteri sostanzialmente dati appunto all'Agenzia per l'Italia Digitale, che vediamo essere appunto il regolamento per queste procedure di contestazione, che vedono sia diciamo l'Agenzia per l'Italia Digitale e varie aree della stessa agenzia, tra cui l'Ufficio Affari Legali, che ha proprio redatto questo regolamento insieme ad altri servizi, tra cui, come dicevamo, appunto anche una volta concluso la verifica, l'istruttoria del Difensore Civico per il Digitale, quindi si comunica e si procede a, poi adesso vedremo, un accertamento preliminare. A questo punto, visto anche l'orario, vedevo prima della pausa, vedevo anche delle domande che poi approfondiremo successivamente. Vedevo anche domande magari sul fascicolo sanitario, che lì è appunto un diritto del cittadino accedere al fascicolo sanitario, e che ogni regione è ovviamente un progetto nazionale, e che ogni regione ha come riferimento accessibile anche lì attraverso identità digitali. Quindi ci sono delle regole specifiche, degli standard specifici, e c'è proprio un sito sul fascicolo sanitario che può essere visualizzato dell'AGID. Per quanto riguarda invece la formazione dei cittadini, oppure la formazione, quindi la alfabetizzazione dei cittadini, vi è il progetto che è anche una misura del PNRR, che è quella dei centri di facilitazione digitale, con la presenza appunto dei facilitatori, e la formazione del personale che viene effettuata anche con i progetti, ad esempio questo anche Italia Login, che è formare, informare, oltre che il syllabus del Dipartimento Funzione Pubblica, oltre che i webinar appunto per proprio gli RTD previsti sempre dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Quindi c'è una continua formazione che viene effettuata sia
livello pubblico, che anche poi con dei protocolli, eventuali protocolli di intesa, accordi tra il pubblico e il privato. Possiamo andare in Eccoci. pausa? Allora, come detto, una brevissima pausa caffè. Ringrazio Viviana De Paola per aver iniziato già a rispondere alle vostre domande e ci vediamo qui tra 5 minuti esatti, quindi alle 12:35. A dopo. Sono le 12:35. Prego, Viviana De Paola di ricollegarsi. Eccoci. Perfetto. Allora ridò la parola a Viviana De Paola. Vi ringrazio per tutto quel movimento in chat che c'è, perché significa che sono dei temi caldi che hanno, diciamo, incuriosito molti di voi e che vi appassionano. Quello che vi preghiamo è di utilizzare quello spazio per le domande da porre alla nostra relatrice al termine del suo intervento, in modo da poter cercare di rispondere a tutti. Lascio la parola quindi a Viviana De Paola, che vi ricordo ci sta parlando del regolamento di vigilanza sugli obblighi di transizione digitale. Ci vediamo dopo per la risposta alle vostre domande. Grazie Teresa. Allora, riprendendo il discorso appunto sul regolamento, quindi di vigilanza proprio sugli obblighi di transizione digitale previsti come nuovi compiti dall'articolo 18 bis del codice dell'amministrazione digitale. I soggetti appunto vigilati da vigilare in questo senso sono le pubbliche amministrazioni. Quindi tutti i soggetti pubblici di quell'articolo, cioè tutte le pubbliche amministrazioni di quell'articolo 1,2 del decreto legislativo 165 2001, per quanto riguarda, come dicevo prima, il codice di condotta tecnologica è per le pubbliche amministrazioni, quindi la vigilanza che ci sarà, insomma, sarà esclusivamente su queste pubbliche amministrazioni, mentre invece per tutti gli altri obblighi di transizione digitale sono previsti proprio per i gestori, anche per i gestori di pubblici servizi e le società quotate in relazione ai servizi di pubblico interesse e le società a controllo pubblico, escluse le società quotate, che però non rientrano nella categoria di quelle a controllo. Come articoli di riferimento abbiamo visto precedentemente con il discorso della violazione del diritto ai servizi online semplici e integrati, gli utenti hanno la possibilità, i cittadini, chiunque, ha la possibilità di segnalare al difensore civico per il digitale. Questo come tutela amministrativa. Successivamente, una volta appunto, come dicevamo, accertata la non manifesta infondatezza, questa verrà trasmessa al direttore generale, che la comunicherà all'interno dell'agenzia stessa per i poteri di quell'articolo 18 bis. C'è anche un tipo di tutela innanzi all'autorità, ricorrendo all'autorità giudiziaria. In questo caso però sono escluse dall'applicazione le autorità, diciamo, di questa tutela, appunto, innanzi all'autorità giudiziaria, quindi decreto legislativo 198-2009. Le autorità amministrative indipendenti, organi giurisdizionali, le assemblee legislative, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E si può ricorrere in giudizio notificando una diffida all'organo di vertice dell'amministrazione o del concessionario affinché effettui entro il termine di 90 giorni gli interventi utili alla soddisfazione degli interessi. Il difensore civico per il digitale, l'abbiamo già visto prima, istituito appunto dal 2018, che svolge una funzione di supporto ai cittadini e alle imprese per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale. Il regolamento del difensore civico per quanto riguarda le segnalazioni CAD del novembre 2021
Qui, come vi dicevo poc'anzi, sono pubblicate diciamo, tutti gli esiti delle segnalazioni, quindi sia gli inviti fino al 1º giugno e anche tutte quelle segnalazioni che vengono archiviate. Il diritto all'uso delle tecnologie, anche qui in modo accessibile e efficace, abbiamo trattato prima con anche le linee guida sull'accessibilità agli strumenti informatici, laddove c'è la possibilità proprio specifica della legge 4 2004 di avere la tutela amministrativa della procedura di attuazione sempre innanzi al difensore civico per il digitale, mentre invece per quanto riguarda i reclami in ambito di accessibilità solo a seguito di feedback ai soggetti erogatori pubblici. Quindi qualora il soggetto erogatore pubblico non risponda in modo soddisfacente o non risponda proprio entro 30 giorni alla notifica del feedback, si può ricorrere al difensore civico. Ma per l'ambito, ad esempio, anche di violazioni, come dicevamo, del piano triennale, di tutte le normative, anche linee guida, comprese le linee guida, si può comunque anche presentare una segnalazione al codice dell'amministrazione digitale. Ad esempio, la pubblica amministrazione per quel sito non ha pubblicato la dichiarazione di accessibilità, questa quindi è una violazione. Che successivamente, qualora sia accertata la non manifesta infondatezza, verrà trattata con il regolamento di quell'articolo 18. Il regolamento, questo per l'ambito dell'accessibilità, è a parte ed è specifico ed è del 2019, anche questo pubblicato e c'è il link di riferimento. Le responsabilità, che qui per i soggetti erogatori pubblici per quanto riguarda l'ambito accessibilità, sono responsabilità sia dirigenziali, responsabilità disciplinare e anche responsabilità penale e civile. La tutela, oltre per l'accessibilità, sempre oltre al difensore civico per il digitale, è una misura per la tutela giudiziaria, quindi legge 67-2006. Quindi il regolamento recante proprio le procedure di contestazione, accertamento proprio delle segnalazioni di queste violazioni degli obblighi di transizione digitale sono stati diciamo, segnati all'Agenzia per l'Italia Digitale. A, diciamo, organizzazione così com'è, insomma, all'attuale organizzazione dell'amministrazione. E ci sono in realtà determinati sanzioni e accertamenti a seconda degli articoli. La sanzione, diciamo, è sempre valutata in base alla gravità della fattispecie. Ma prima di tutto, una volta che c'è stato appunto questo passaggio dal difensore civico all'agenzia, viene effettuato un accertamento preliminare che può durare, diciamo, che dura appunto il tempo necessario per sostanzialmente effettuare la verifica che la situazione sia ancora in quel modo, perché potrebbe essere entro 90 giorni dalla comunicazione di questa dell'accertamento di non manifesta infondatezza, in cui il difensore civico redige una relazione in cui appunto prevede tutti i dati, gli esiti dell'istruttoria e diciamo, nel tempo intercorrente ci si accerta che la situazione sia ancora così. A volte capita che appunto l'amministrazione stessa nel frattempo adempia e quindi risolva la situazione. Oppure nel caso in cui appunto ci sia venga accertato che la situazione ancora di inosservanza delle regole dettate dal codice dell'amministrazione digitale, dal piano triennale, da tutte le normative in ambito di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, a quel punto viene sostanzialmente effettuata un'istruttoria, una vigilanza approfondita, chiedendo a
soggetto pubblico delle informazioni, dei dati e dei documenti appunto per spiegare, diciamo, la situazione. Vigilanza che, tra l'altro, l'agenzia già svolgeva per quanto riguarda i gestori di pubblici servizi, per quanto riguarda però i servizi fiduciari, poste elettroniche, firme e conservazione di quell'articolo 32 bis, con anche la previsione di sanzioni stesse ai gestori di pubblici servizi. In questo caso, quindi, nel momento in cui si ha la richiesta, cioè il soggetto pubblico riceve la richiesta, riceve anche un termine entro cui fornire una risposta, e nella risposta può anche specificare se voler essere udito. Quindi ci possono essere anche delle audizioni durante il tempo della vigilanza. Qualora però, stabilisce l'articolo 18 bis e quindi il regolamento, qualora non ci sia risposta entro il termine fornito o ci sia invece una risposta con dati inesatti o non veritieri, a quel punto si può comminare la sanzione in misura ridotta della metà. Quindi nel momento in cui c'è una, diciamo il caso, violazione, quindi degli obblighi, ripeto, del codice dell'amministrazione digitale, piano triennale, qualsiasi normativa in ambito di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, oltre che di alcuni specifici articoli che andremo a breve a vedere, stabiliti dal comma quinto dell'articolo 18 bis, a quel punto il soggetto pubblico che non fornisce informazioni o fornisce informazioni non veritiere e dati non veritieri rischia appunto la sanzione ridotta alla metà. È prevista quindi come dicevamo, l'importo è sempre a seconda ed è di euro tra i 10.000 e nel massimo e minimo e nel massimo di 100.000. Gli articoli specifici previsti dal codice dell'amministrazione digitale, quindi dall'articolo 18 bis, oltre che quelli appunto di cui al comma 1, quindi sostanzialmente tutti quelli che abbiamo visto, piano triennale, norme in ambito di innovazione e digitalizzazione, quindi possono comportare sostanzialmente una violazione, una di non conformità che può essere di tipo A, sia diciamo per tutte le norme più le norme specifiche previste dal comma quinto, oppure di tipo B, cioè soltanto le norme di cui al comma 1, quindi esclusivamente quelle appunto diciamo generali di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, piano triennale, linee guida, eccetera. Gli articoli specifici sono relativi a priorità e principi della trasformazione digitale che servono proprio, permettono al cittadino di fruire dei servizi offerti in rete dalle pubbliche, dai soggetti pubblici e di poter utilizzare, quindi di poter effettivamente adoperare, usare il diritto all'uso delle tecnologie, quindi il diritto, diciamo, di cittadinanza digitale. Uno di questi è l'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, cioè i pagamenti con modalità informatiche, quindi l'adesione delle amministrazioni a PagoPA, ma non soltanto l'adesione alla piattaforma PagoPA, ma attivarlo permettendo il pagamento di tutti i servizi, quindi ciascun servizio, attivando la possibilità per ciascun servizio offerto in rete. Quindi, diciamo, i soggetti, pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico, che sono obbligati proprio ad accettare i pagamenti nella modalità informatica. Però, diciamo, c'è la specifica sia da parte delle linee guida AGID su questi pagamenti, sia un comunicato anche della stessa società PagoPA, che resta ferma ovviamente la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, fino a quando poi non c'è l'adesione a PagoPA. Tra l'altro era, se
specificato appunto nel corso del tempo, quindi delle varie modifiche al codice dell'amministrazione digitale, era stato specificato anche un termine che era diciamo febbraio, e poi comunque si è mantenuto l'obbligo di adesione. Quindi gli altri metodi di pagamento possono essere la delega unica F24, il SEPA Direct Debit appunto fino alla sua, come dicevo, integrazione con il sistema PagoPA, eventuali altri sistemi di pagamento non ancora integrati, e per cassa, cioè presso il soggetto perché per tale ente svolge il servizio di cassa o tesoreria. L'altro articolo specifico per cui viene previsto questa sanzione tra i 10.000 e i 100.000, che può essere diciamo pagata nel momento in cui c'è la sanzione, quindi tutta la fase della sanzione può essere pagata anche eventualmente in misura ridotta entro un certo termine. Abbiamo il diritto ai servizi online semplici e integrati, ma in particolar modo quello della soddisfazione dell'utente, quindi la customer satisfaction, rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività del servizio reso all'utente stesso, sui propri siti, i dati risultanti, quindi pubblicando il soggetto pubblico i dati risultanti, incluse le statistiche di utilizzo. In questo senso avevamo visto nella prima parte appunto Web Analytics Italia con proprio questa parte di statistica. Altri articoli che vengono previsti proprio per questa sanzione in particolar modo sono il procedimento, il fascicolo informatico, quindi l'articolo 41 commi 2 e 2 bis. In questo caso appunto tutti, diciamo, i soggetti pubblici devono permettere di formare, quindi di mettere all'interno del fascicolo informatico tutta la documentazione relativa a determinati procedimenti amministrativi. Conservazione ed esibizione dei documenti, quindi ripeto anche il discorso proprio delle linee guida sul documento informatico, quindi nel pieno rispetto, l'obbligo di rendere disponibili i dati delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di rendere disponibili e accessibili le proprie basi dati, ovvero i dati aggregati, anonimizzati, perché abbiamo detto appunto è importantissimo che ai cittadini venga data la possibilità di sia che ci siano piattaforme interoperabili, ma dati aperti e anche file in formato aperto, quindi tutti i dati che devono essere oggettivamente pubblici e poter essere utilizzati dal cittadino, dall'impresa, insomma da chiunque, devono essere assolutamente aperti, disponibili e accessibili. L'altro è appunto proprio SPID, quindi l'identità digitali. Abbiamo visto nel comma 3 bis, attualmente la formulazione di questo comma dell'articolo 64 prevede proprio che le pubbliche amministrazioni utilizzino esclusivamente l'identità digitale per far accedere i cittadini ai propri servizi offerti in rete. Cosa diversa invece deve essere ancora disposto con DPCM, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro delegato, quindi Ministro per il MTD, Ministro Innovazione e Transizione Digitale, stabilita una data entro cui sostanzialmente le pubbliche amministrazioni devono far accedere le imprese, quindi gli altri soggetti, professionisti e imprese, ai servizi offerti in rete. Così come ci deve essere un decreto apposito per stabilire la data dal momento in cui verranno utilizzati esclusivamente le identità digitali da parte dei gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico, quindi gli altri due soggetti pubblici, per far accedere appunto gli utenti ai propri servizi in rete. L'altro è appunto l'app IO, cioè l'accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione,
è l'interfaccia, appunto, dell'utente, del cittadino che si affaccia a tutti i servizi offerti dalle amministrazioni che sono aderenti a Pio, quindi deve essere effettivamente integrato. Già precedentemente alle misure del PNRR era stato previsto dal fondo per la digitalizzazione, il fondo di 50 milioni, per permettere l'adeguamento entro il 28 febbraio 2022. Era stato comunque sia per le identità digitali sia per l'adeguamento proprio alle app IO per i comuni, comunque le pubbliche amministrazioni locali. Quindi questi sono gli articoli, nello specifico del comma quinto articolo 18 bis, che prevedono proprio la sanzione. E non solo, in realtà, anche per questi articoli, nel momento in cui ci sia comunque la sanzione, è possibile che l'agenzia informi la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Trasformazione Digitale, per poi eventualmente diffidare ulteriormente l'amministrazione, quindi per coinvolgere ancora l'amministrazione in modo tale che entro un termine perentorio adempia e trascorso quel termine può nominare un commissario ad acta. Che nelle sue funzioni non prevede ulteriori rimborsi o spese, pagamenti di spese. Quindi si prevede proprio un ulteriore anche passaggio, non soltanto per questi articoli, ma anche per l'articolo 13 del codice di condotta tecnologica, quello solo per le pubbliche amministrazioni. Quindi, ricapitolando in fasi sostanzialmente, abbiamo quindi il primo passaggio che è la comunicazione da parte del difensore civico per il digitale all'agenzia stessa per i poteri di quell'articolo 18 bis, che possono essere esercitati sia a seguito di comunicazione da parte del difensore civico per il digitale o anche d'ufficio. Abbiamo quindi la fase dell'accertamento preliminare sostanzialmente. Entro 90 giorni, in quel caso, dalla notifica, dalla comunicazione da parte del difensore civico per digitale all'agenzia, e il passaggio, quindi in un'altra fase, alla parte proprio di vigilanza, quindi di istruttoria, di verifica effettivamente della violazione di questi obblighi, con tutta una possibilità di anche far di sentire in audizione i soggetti pubblici, di ricevere documentazione, di ricevere scritti difensivi e così via. E un'altra parte, che è quella, la fase proprio sanzionatoria, in cui a seguito di tutte queste, diciamo, questa parte di verifica, vigilanza, eccetera, eccetera, c'è la parte proprio della sanzione e comunicazione, quindi anche all'ufficio dei procedimenti disciplinari. Ulteriormente, ci può essere quest'altra parte proprio solo esclusivamente per questi articoli di cui ho parlato, quindi 7,3, 5 e questi che vedete nella slide, per la comunicazione e il 13 codice di condotta tecnologica per la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per un'eventuale nomina di un commissario ad acta. Vedo che le domande sono tante. Io al momento vi ringrazio per l'attenzione e procederei. Sì, Prego, allora, Teresa. nel ringraziarti sempre per il rispetto dei tempi, allora ti chiederei di cominciare a rispondere alle domande che vedi nel box domande, sottolineandoti che ce ne sono due che sono simili, quindi te le abbiamo accorpate, diciamo, nella stessa, le vedi una dietro l'altra e così puoi rispondere a entrambi contemporaneamente. Allora, a dopo. Grazie. Allora, avevo visto prima, comunque riprendo un po' il senso, qualche domanda sul fascicolo sanitario elettronico e avevo messo nella chat di tutti appunto anche il sito proprio
pubblico, insomma, dove vedere eventualmente tutte le informazioni. Vedo in quali casi è obbligatoria l'autenticazione, ad esempio per trasmettere una domanda senza successivi accessi al sistema è necessaria l'autenticazione, come bisogna comportarsi nei confronti di chi, come bisogna comportarsi nei confronti di chi non ha fatto o non vuole fare lo SPID digitale dell'EPA. Ci sono corsi di formazione indetti da Agid. Allora, comincio dall'ultima. Allora, c'è per quanto riguarda proprio i soggetti pubblici, le pubbliche amministrazioni, c'è da parte dell'Agid la formazione specifica e responsabile per la transizione al digitale, che tra i tantissimi compiti che hanno, è stabilito dall'articolo 17,1 del codice dell'amministrazione digitale e anche dalla circolare 1, la circolare 3 del 1 ottobre 2018. All'epoca ministro della pubblica amministrazione, avvocato Buongiorno, c'è anche quello di appunto diffondere, fare in modo di sviluppare e diffondere all'interno della pubblica amministrazione domicilio digitale, firma elettronica, identità digitale e così via. Quindi i corsi di formazione ci sono per quanto riguarda, ripeto, queste figure. E inoltre c'è tutta la parte nell'ambito del progetto appunto Italia Login, anche questo è informazione, formazione, informazione, di formazione proprio dei soggetti pubblici, ma anche aperti, per esempio, come la guida dei diritti di cittadinanza digitali, anche ai cittadini, per un discorso anche di formazione e alfabetizzazione dei cittadini. L'autenticazione è obbligatoria, ormai stabilita dal codice dell'amministrazione digitale e come dicevamo, le pubbliche amministrazioni sono obbligate ormai, precedentemente nella vecchia dicitura del comma 3 bis del 64, era il 28 febbraio 2021, 28 febbraio 2021. E successivamente invece è stata data appunto come diciamo già consolidata e quindi le pubbliche amministrazioni esclusivamente fanno accedere i cittadini attraverso identità digitali. C'è proprio un articolo previsto, l'articolo 64 proprio per SPID, ma non c'è soltanto SPID, ovviamente. Con tutta la parte delle informazioni visualizzabili e approfondibili su SPID COVID, ma anche carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi. Comportarsi nei confronti di chi non ha fatto o non vuole fare lo SPID. Allora, gli obblighi non sono soltanto per i soggetti pubblici, ma sono anche per i soggetti privati, tra cui anche in realtà i cittadini che sono obbligati a dotarsi dell'identità digitale per accedere ai servizi offerti in rete. Quindi la carta d'identità elettronica, SPID, che poi può essere fatto anche con uno o più identity provider, quindi gestori di identità digitali, si possono avere più identità digitali, si può avere la carta nazionale dei servizi, quindi basta, diciamo, una di queste modalità o più modalità che possono essere utili a seconda dello strumento che viene usato, ma insomma comunque c'è anche l'app CIE e anche la firma, per esempio, CIE, la firma con SPID, insomma, ci sono tutta una serie di strumenti che prevedono appunto questi obblighi. In tal senso abbiamo visto proprio per l'articolo 64 SPID, quindi c'è questo obbligo di transizione digitale che viene sanzionato, quindi si può segnalare diciamo questa mancanza. Credo di aver risposto a Zamprogno. Passo alla domanda successiva. Agenzia per l'Italia Digitale, oltre ai cittadini, può oppure già estesa tra i comuni e gli enti sovracomunali, regione, provincia e catasto, oppure occorrono convenzioni? Allora, gli obblighi sono per tutti i soggetti pubblici, anche i comuni, le regioni, le province, eccetera, eccetera. E ci sono
Se interpreto bene la domanda, ci possono essere degli accordi territoriali, quindi territori digitali con degli accordi appositi, in base all'articolo 15 della legge 241 del 90, tra AGID e le regioni, le province autonome, ad esempio, già ci sono e sono visionabili anche su territori digitali. Ci sono poi dei strumenti proprio a supporto anche dei comuni e c'è anche la possibilità di diventare, ad esempio, nodi territoriali di competenza abbinati ai centri di competenza che sono Tiagid, ad esempio il riuso, il documento informatico, e c'è ad esempio un avviso proprio per quanto riguarda il nodo territoriale di competenza in ambito del riuso. Ci sono tutte le informazioni sul sito Agid. Non occorrono convenzioni per applicare il codice dell'amministrazione digitale. Le convenzioni, gli accordi più che altro sono per fornire supporto e strumenti alle amministrazioni locali, quindi regioni e province autonome, ad esempio, nello sviluppo proprio di questi progetti nell'ambito della trasformazione digitale. Credo di aver risposto a Perilli, passo la domanda successiva. In queste prime slide vengono indicate come beneficiari solo le province autonome, non tutte le altre. Come mai? Grazie. Allora, nella chat di tutti ho messo anche il link, ma è presente anche nelle slide. Il link a PA Digitale 2026, proprio per le misure del PNRR. Lì sono previste appunto province, quindi sì, amministrazioni locali, ma c'è un discorso di, per esempio, province che sono coinvolte nella misura dei centri di facilitazione digitale. Nell'ambito dell'azione 5 cittadinanza digitale dell'Open Government Partnership, dove l'AGID partecipa dal 2011, dove c'è tra i soggetti coinvolti AGID Roma Capitale e c'è appunto Unione Province Italiane. Quindi in realtà ci sono anche delle discorsi anche per le province. Credo di aver risposto a Bistoni. Proseguo. Ah, no, Bistoni, c'è un'associazione alla domanda. Sono stata ok, che per quella dell'adozione di sono previste appunto queste misure, ma è stato anche previsto in passato delle misure, diciamo dei fondi per anche altre tipologie di amministrazioni locali, così come il fondo comunque tuttora rimane, tanto che le sanzioni, diciamo, di quell'articolo 18 bis, una parte restano appunto all'Agid, un'altra parte vanno al fondo, questo proprio per i progetti di trasformazione digitale. Quindi potrebbero essere previsti, diciamo, dei fondi appositi per altre tipologie di soggetti, sempre amministrazioni locali da supportare. Procedo. Dunque, la sicurezza delle piattaforme pubbliche, mi piacerebbe sapere chi risponde del furto dei dati in caso di hackeraggio, l'ente pubblico o ricade come al solito sul cittadino a proposito di diritti tutelati. Allora, nel caso della sicurezza, che abbiamo visto essere una cornice praticamente a tutto tondo, no, di tutti gli obiettivi, linee di azione e risultati attesi del piano triennale, la sicurezza informatica così come l'interoperabilità, è stato messo a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale un kit, uno strumento, un tool per il risk assessment, quindi la valutazione proprio del rischio, nonché ci sono a disposizione le linee guida sul sviluppo sicuro di software,
e le misure minime di sicurezza. Ci sono, ovviamente, nella normativa in generale, sono previsti non solo caso per la transizione digitale, ma proprio in generale, a livello civilistico, ci sono appunto di casi sempre di diciamo caso fortuito e diciamo casi in cui diciamo non si può diciamo assegnare la responsabilità, questo come principio generale civilistico. Ma diciamo, l'amministrazione, sappiamo, i soggetti pubblici devono mettere in campo tutte le devono adeguarsi quindi a tutte le regole proprio per evitare, ovviamente, il più possibile che si verifichino furto dei dati, quindi data breach e altre problematiche. In quel caso c'è anche l'obbligo, come sappiamo, dalla normativa, dal GDPR, quindi in ambito di privacy, della comunicazione sia della segnalazione entro le 72 ore dall'evento al garante privacy e la comunicazione agli interessati, quindi di questo evento. Credo di aver risposto, procedo. Per fascicolo digitale del cittadino ai sensi del CAD e correlo articolo 18 bis, cosa si intende esattamente? Il servizio proposto al Comune di Milano, ad esempio, offre servizi di presentazione e consultazione istanze, consultazione pagamenti, dati anagrafici, alcuni dati e notifiche di servizi specifici. Anche il nostro ente offre servizi analoghi alla voce cittadino. Da incrementare nel tempo per step. È sufficiente per annoverare tale raccolta di servizi quale fascicolo del cittadino. Non si intende pertanto specificamente un servizio che consenta anche l'accesso agli atti eventualmente dematerializzati e conservati al momento in archivio al cartaceo digitale. Allora, bisogna distinguere ovviamente tra i servizi offerti al cittadino, quindi la possibilità appunto di fare richiesta per determinati servizi, quindi di insomma, ad esempio NPR richiedere certificati, quindi dell'anagrafe, abbiamo ormai. Insomma, i comuni sono subentrati, quindi è possibile richiedere al momento 14 certificati sul sito sempre del Ministero dell'Interno per NPR e dal invece il fascicolo del cittadino, che è proprio un fascicolo, diciamo, che contiene documentazione attinente a procedimenti specifici, quindi procedimenti amministrativi che poi si incardinano ovviamente all'interno, ad esempio, di un comune o comunque di qualsiasi altro soggetto pubblico, di qualsiasi altra pubblica amministrazione. In questo senso, comunque, invito sempre la lettura del codice specifico del codice dell'amministrazione digitale che va a specificare appunto quali tipologie di documenti, ma che ho già detto qui. Proseguo in merito alla possibilità di migrazione al cloud. Vorrei sapere, se possibile, se è stato affrontato il tema relativo al pagamento dei canoni di servizio. Mi spiego meglio. La migrazione andrà imputata sui capitoli per l'investimento. I canoni su quelli di esercizio sono notoriamente più esigui. Fino al 2026, se non erro, il PNRR prevede la possibilità di utilizzare i capitoli indistintamente, ma dopo. Non vorrei che si arrivasse al paradosso che una volta effettuata la migrazione non ci sia la possibilità per un'amministrazione sostiene i successivi canoni. Allora, le misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono, come sappiamo, insomma, fino no, nella strategia, quindi 2026, per cui per facilitare questo. Sappiamo comunque nel corso del tempo sono stati sempre forniti delle, diciamo, delle regole. Disponibilità anche di fondi e di altro. Ovviamente non è difficile rispondere adesso, anche perché insomma questo dipende molto comunque ovviamente dal legislatore, dalla governance, insomma dal governo, come si vuole approcciare questo discorso.
E sulla, diciamo, strategia nel cloud è specificato appunto questo passaggio, questa priorità del cloud first, proprio in un discorso di interoperabilità, di possibilità proprio di permettere al cittadino tutta una serie di fruizioni e servizi, ma proprio per la mobilità. Quindi sicuramente, diciamo, vedremo anche a livello europeo, no, in ambito anche di agenda digitale europea, insomma, cosa poi verrà. Comunque, insomma, grazie alla domanda. Vado avanti. Se la PA specifica si rifiuta o ignora la richiesta di dati, si può fare ricorso al difensore civico digitale. Allora, no, nel senso, allora, no, allora, se ho capito bene la domanda, l'ho riletta perché non mi era chiarissima all'inizio. Allora, il difensore civico per il digitale, è uno strumento, diciamo, di tutela per quanto riguarda i diritti di cittadinanza digitali. Nell'ambito amministrativo ci sono altri tipi di tutele, nel senso che il difensore civico è competente per questi obblighi di trasformazione digitale. Per il discorso di trasparenza amministrativa o comunque di mancata risposta da parte dell'amministrazione, questo, diciamo, non rientra tra le competenze del difensore civico per il digitale, che può ovviamente imporre all'amministrazione di rispondere, ma lì ricade in un discorso, ripeto, di una della trasparenza amministrativa, quindi decreto legislativo 33-2013 e eventualmente della commissione proprio per l'accesso dei documenti. Le assemblee legislative sono escluse dalla vigilanza AGID? Allora, sono incluse nella vigilanza AGID, questo articolo 18 bis, tutti i soggetti pubblici, quindi abbiamo detto pubblica amministrazione, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico. Forse la domanda si riferiva alla tutela giudiziaria di ricorso innanzi all'autorità giudiziaria prevista dall'altra normativa. Alla nomina del commissario ad acta si può fare ricorso al TAR. Allora, l'articolo del CAD prevede, insomma, nella norma prevede esclusivamente la nomina del commissario ad acta qualora l'amministrazione, il soggetto pubblico, non risponda entro il termine perentorio fornito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi in realtà si fa, diciamo, è opportuno rispondere, insomma. Anche perché il ricorso al TAR poi ovviamente ha, insomma, tempistiche e insomma, procedure diverse. Qual è il riferimento normativo che obbliga un cittadino a dotarsi di SPID o altri ID? Allora, l'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale dà tutta la spiegazione dell'ambito di applicazione, quindi chi sono i destinatari, ma anche a chi poi si applicano anche il discorso della firma, del domicilio, di SPID, anche le regole in ambito di documento informatico, quindi articolo 2 del CAD, codice dell'amministrazione digitale. Vado avanti. Andando sulla pagina del difensore si trova l'elenco degli inviti alle PA, la voce segnalazioni concluse dell'elenco, immagino degli esiti delle segnalazioni, ma a differenza delle segnalazioni, questi ultimi non sono più cliccabili, quindi è impossibile conoscere. Allora, sono cliccabili gli inviti che sono stati effettuati ai soggetti pubblici, archiviazioni, quindi gli altri esiti, sono tutti pubblicati nella sezione amministrazione trasparente, quindi comunque si può andare lì e si possono assolutamente visionare. Se si volesse prestare volontario servizio dedicato per la formazione dei colleghi della PA per trasmettere e diffondere le competenze digitali, è prevista una norma? Allora, il 31 gennaio era scaduto l'avviso della funzione pubblica per, diciamo, l'adesione
soggetti che volessero appunto mettere a disposizione della pubblica amministrazione corsi di formazione. In passato c'è stata anche la possibilità, durante la pandemia, della solidarietà digitale, quindi nell'ambito dell'iniziativa Repubblica Digitale, anche lì ci sono stati vari soggetti privati che hanno messo a disposizione i corsi di formazione per solidarietà digitale. Vado avanti, esiste la possibilità di avere delle figure di supporto e bandi PNRR come per i lavori pubblici. Allora, c'è stato un bando, un avviso per account manager, proprio per le misure PNRR, non credo si sia concluso, però su questo, insomma, comunque verranno messi a disposizione. Nelle PA locali di piccole dimensioni non si hanno competenze interne per gestire questi adempimenti, nemmeno risorse finanziarie per esternalizzare i servizi pago piano, sito internet, cloud, digitalizzazione documentale, eccetera, eccetera. Allora, diciamo ultimamente sono stati tantissimi concorsi pubblici sia per la gestione proprio dei fondi PNRR, quindi sia personale a tempo determinato, sia proprio personale a tempo indeterminato. Quindi, diciamo, anche per creare delle competenze interne per questo, con il discorso anche delle competenze digitali, quindi funzione pubblica, syllabus, corsi Agid, con protocolli d'intesa, quindi accordi Agid Formez, Agid CRUI, eccetera, eccetera. E quindi ci sono anche dei fondi, come abbiamo visto, proprio per i comuni, anche per diciamo, adempiere agli obblighi di transizione digitale. Nella misura PNRR per migrazione al cloud sarà consentito utilizzare tale misura per migrazione dell'archivio cartaceo in digitale. Per tutte le maggiori informazioni specifiche per i progetti, cosa si può fare e cosa non si può fare, è assolutamente disponibile il sito PA Digitale 2026 Italia Domani. Per aderire alle tre misure PNRR per un'unione di comuni, accedendo all'area personale, non è possibile candidarsi, ovvero le misure non sono visibili. Per quale motivo? Alle tre misure per unione dei comuni, accedendo all'area personale è possibile candidarsi. I servizi informatici sono di competenza statutaria dell'Unione dei Comuni. Chi posso contattare? Sul sito mi sembra ci sia un supporto. Ad ogni modo, eventualmente si può iscrivere. Scusatemi, si può scrivere al supporto sul sito Innovazione Govit, quindi Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Non so se ci sono altre domande nel frattempo, mi sembra di aver Ora sì, risposto sei tutte. stata veramente precisa e accurata, come ci hanno anche scritto in chat, risposte esaurienti, hai risposto a tutto quello che era arrivato. È arrivata un'ultima proprio in extremis, Calcio sì, d'angolo. zona Cesarini. Allora, chiedo una conferma in merito al fatto che i bandi PNRR finanzino i costi una tantum per l'impianto del sistema cloud, ma non i canoni. Allora, su questo, come dicevo, mi sembra di aver già risposto, c'era una domanda simile, analoga. Su questo c'è proprio tutta la specifica, sempre sul bando PNRR, e si vedrà poi successivamente, eventualmente, come, insomma, se a livello appunto di governo, insomma, di politica, vedere qualcos'altro. Ok, allora diciamo che ci avviamo alla conclusione nel ringraziare veramente tutti per la partecipazione veramente calorosa e per la chiarezza espositiva della nostra relatrice di oggi, Viviana De Paola. Ringrazio anche le colleghe che si sono occupate della parte tecnica.
E vi do appuntamento per gli ultimi due webinar di questo ciclo sui diritti di cittadinanza digitali che avverranno martedì 3 maggio e martedì 10 maggio, sempre dalle 12 alle 13:30. E si tratterà il tema della guida dei diritti di cittadinanza digitali. Vi esorto comunque a tenere d'occhio la pagina di Eventi PA dedicata a questo ciclo di webinar in modo da poter da poter essere aggiornati anche sulle eventuali aggiunte di materiali e sui programmi dei nuovi eventi. Vi ringrazio tutti, ringrazio di nuovo Viviana De Paola per la consueta cortesia, gentilezza e chiarezza di esposizione, le colleghe della parte tecnica e tutti voi che avete partecipato. Grazie a tutti e buona Pasqua.